Per la rubrica Il personaggio di Informa 360 Magazine abbiamo oggi ospite Antonella Vallone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso. Buongiorno, salve, salve a tutti. Benvenuta, dottoressa Vallone, nuova presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso. La Camera di Commercio del Gran Sasso è una delle più grandi d'Italia, che riunisce circa più di 80.000 aziende del territorio di Teramo e dell'Aquila. Dunque, presidente, un bel traguardo e soprattutto una responsabilità per lei, in particolare in questo momento storico. Quali sono le strategie, le priorità, della Camera di Commercio del Gran Sasso? Ma sicuramente è un momento storico, come ha detto lei, in particolare. Il nostro compito è proprio quello di affiancare le aziende, le imprese, le attività commerciali, le attività agricole, l'artigianato, diciamo tutte le attività che in qualche modo vanno proprio sotto al grande ombrello della Camera di Commercio e appunto la nostra mission è quella di accompagnarli verso una ripresa importante. E quindi sicuramente l'internazionalizzazione sarà uno dei punti per noi strategici, così come la digitalizzazione e la crescita informatica, che sono poi anche un po' le esigenze che ci detta l'Europa e Bruxelles. Sicuramente il rilancio turistico delle nostre aree che sono aree importanti. Ricordiamo anche che in questo momento abbiamo l'Aquila come candidata appunto alla capitale europea per la cultura 2022, quindi abbiamo diciamo come territorio call, se vogliamo, importanti e come Camera di Commercio noi saremo molto presenti per spingere e rilanciare il territorio e le imprese tutte. E, dottoressa Vallone, riguardo proprio la candidatura dell'Aquila, quali, insomma, ci sono anche altre città competitor, però insomma l'Aquila potrebbe avere delle buone prospettive. Voi quanto ci credete? Ma l'Aquila non solo ha delle grandi prospettive di potercela fare, ma credo che in qualche modo è una città pronta a poter ospitare questo importante evento. E tutto sommato, come ho già detto anche in altre occasioni, è un modello che l'Italia può esprimere, un modello di rinascita anche dopo una grande crisi come quella che è stata del terremoto, dovuta al terremoto, una crisi dovuta anche adesso alla pandemia. È una città che ha dimostrato di sapersi rigenerare, di saper rispondere, di non solo anche di rilanciare. Scusate, di rilanciare se stessa, per cui è un bel modello italiano che possiamo appunto mettere a disposizione, insomma, aspettiamo anche dei flussi turistici importanti, anche qualora non dovesse vincere, cosa che può sempre succedere all'interno di competizioni come quella di cui stiamo parlando. Tutto sommato resta comunque un luogo, così come tutto il territorio che noi rappresentiamo, un luogo interessante da poter visitare, compreso anche il mare, la costa e tutto quello che l'Abruzzo può appunto che esprime, insomma.